Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati in trasmissione. Allora, dopo arriviamo qui che c'è, qua c'è un trio, ragazzi, che qua è più tranquilla Martina, Martina, però voglio farti delle domande. Allora, innanzitutto, chiusa la stagione, stai preparando già il 2022 con grandi novità, no? Sì, ho ricominciato lunedì a andare un po' in bici e fare un po' di palestra con molta calma e sì, l'anno prossimo ho firmato per una squadra tedesca che si chiama VNT Ceratizit e una nuova esperienza. Tedesco, come stai? L'ho studiato alle medie, però ecco, meglio l'inglese. Meglio l'inglese? Sì, sicuramente. È occasione di rimpararlo meglio, no? Sì, sicuramente, sì, dai, qualcosina so, però vedremo. Vedrai un'organizzazione un po' diversa, sì, metodica. Sì, sicuramente sì, diciamo che è un avvicinamento a quello che è il ciclismo professionistico, non è una squadra World Tour, ma è una squadra professional, e quelle che, vabbè, per noi c'è la Continental, però più o meno come una professional, e niente, quindi inizierò a fare un calendario un po' più corposo anche su strada e saranno le prime esperienze per me, quindi vedremo. Beh, quest'anno hai vinto anche su strada? Sì, però il calendario era italiano e quindi sarà un po' diverso. Tedesco, quindi non andava bene? No, no, non era internazionale, era soltanto italiana. Sì. Quindi non sei da sola però in squadra, una squadra tedesca, giusto? Merito. No, no, ci sono altre tre ragazze italiane, e c'è Maria Giulia Confalonieri, Camilla Alessio e Lara Vieceli, che sicuramente saranno delle ottime compagne per me, hanno già tanta esperienza e quindi mi aiuteranno. Quindi esperienza nuova. Tra l'altro tu fai parte sempre delle forze da polizia, giusto? Sì, sì, faccio sempre parte delle Fiamme Oro e continuerò appunto a far parte anche del gruppo sportivo del Fiamme Oro. E quello è un apporto importante, quello dei corpi di Stato per il ciclismo, per le donne, anche per la mountain bike, sia uomini che donne, giusto? Sì, sì, assolutamente, perché non avendo comunque magari un mondo come quello maschile che economicamente ti dà un po' più di sicurezza, permette di avere una sicurezza ulteriore, essendo appunto nel corpo statale, e, però dai, secondo me in futuro cambierà magari qualcosina. E qui allora chiediamo al presidente, Fabiano, anche perché federazione con i corpi di Stato c'è dialogo, giusto, per cercare di mettere in condizione i ragazzi di poter fare professionisti, diciamo. Sì, è un mio obiettivo quello di coinvolgere maggiormente i corpi militari. Già ho incontrato qualche responsabile, ma l'obiettivo anche condiviso dal tuo consiglio è quello di mettere in condizione quelle discipline, come dicevi prima, il fuoristrada, la BMX, quelle discipline olimpiche ma che non hanno il professionismo, di poter usufruire di questa, diciamo, di questo servizio che i corpi militari danno. Pertanto siamo confidenti che alla fine del quadriennio potremo avere qualche ragazzo, tipo, non so, nella BMX Radaelli, che ha vinto il campionato del mondo, potrebbe essere già un primo candidato per un corpo militare. Nel fuoristrada ci sono i carabinieri, che però hanno solo due atleti, e invece sarebbe bello poter coinvolgere esercito, fiamme oro, fiamme azzurre e magari qualche corpo in più che mi piacerebbe, tipo i vigili del fuoco o la guardia di finanza, insomma, fare magari anche un campionato intermilitare, perché potrebbe essere bello. Di chiedere al nostro amico Angelo Giacomino, generale, sì, sì, bisogna chiedere a lui. Beh, noi facevamo i campionati militari, ma era solo dell'esercito, però erano compagnia atleti. Sì, sì, sì. Bene, poi ci racconterai anche dei nuovi tecnici, cambiamenti che hai fatto, giusto, un po' del programma, perché ci sono belle novità, nel senso, novità proprio di cambiamenti forti anche. Sì, perché qualcuno dice che squadra che vince non si cambia, invece io ritengo che bisogna avere il coraggio di cambiare prima di iniziare a perdere. Per cui così abbiamo fatto. E adesso sei partito forte, adesso bisogna, così dice, mantenere, giusto? Speriamo. Incrociamo le dita. Bene. Io sentivo qua adesso Giacomo. Io. Sì, dai, chiedi a Matteo, perché hai smesso, Matteo?
adesso che sono fatti scherzi. No, voleva farti una domanda lui, quale? Mi ha detto, tengo io il gioco. No, io no, no. No, no, posso chiedergli quello, sì, se vuoi. Io lo so già, io lo so già, però ma la gente non lo sa. No, per quale motivo hai smesso, cioè, volevamo saperlo. Perché ho smesso perché ho fatto un anno con lui in squadra, ma ti ero tomato. E tu basta. Ho detto, no, aspetta, lasciamo perdere, non è più roba per me. E, no, vabbè, scherzi a parte. Vabbè, ho smesso perché comunque mi sono sentito che ero arrivato a un punto della mia carriera che, cioè, è una cosa che deve nascere un po' da dentro, no? Ti devi sentire che sei contento di quello che hai fatto e per me non aveva neanche più senso aggiungere qualcosa. Quanti anni hai fatto professionista? 11 anni. 11 anni, ragazzi, sono pochi. Vittorie? Vittorie sulla 10, no, no. Forse no, di più. Complimenti. No, di più, di guarda più. Guarda, no, che se di più, no, sfioro la ventina. La ventina? Sì. Ragazzi, 20 vittorie a professionista. Io farei un applauso perché comunque è veramente... Non è poco, non è la vittoria più bella che ti porti. Ma sicuramente dentro. La vittoria alla Tirreno Adriatico, che diciamo è stata. Lì è la tua fucilata. Sì, lì è stata qualcosa che sia per come è venuta proprio a livello di volata e poi per l'importanza dell'evento, ecco. È qualcosa che ancora adesso dico, io l'ho vinta veramente, sì. Vado orgoglioso. Voi vi allenavate insieme? Sì, diciamo che io e lui ci siamo sempre, specialmente quando siamo passati professionisti, che ci siamo anche trasferiti vicino di casa, ci siamo sempre nati assieme, da rivali, da compagni di squadra. Le volate, c'era l'estate, sì, sì. Per però, dire in modo buono. Però qualche spallata, qualche comitato. Sì, sì. Proviamo tutte le condizioni della che, gara. Mi sa che qua ne sa di più Cristian, mi sa... Guardavi da dietro? No, io ogni tanto andavo con lo scooter, mettevo la volata tutti e due e loro si scornavano. Perché poi dopo ve lo racconto. Perché noi... l'allenamento vinceva più spesso Matteo le volate. Sì, perché io mi attaccavo lo scooter e poi lui era davanti. Ma tra l'altro loro tre erano i miei ragazzi quando io ero il tecnico della pista, per cui cioè io li conosco da allora. Poi il Biringhello per un anno ha avuto la malaugurata idea di affiliarsi in Piemonte, per cui quei due ragazzi là nell'angolo hanno fatto l'americana per il Piemonte e così hanno perso, perché ho detto se fossero stati in Lombardia avrebbero avuto un supporto maggiore, però è andata così. Siamo sempre stati grati a Lombardia. E mi ricordo un Giacomo Nizzolo che a 17 anni, per cui primo anno da junior, fece il giro lanciato ad Almine con un record battendo tutti i professionisti. Adesso che è professionista non ha più il coraggio di rifarlo perché ha paura di andare più piano di quando andava da junior. No, questa cosa è verissima perché quando appunto accade l'evento lì e mi dissero ma vedrai che oggi hai fatto questo tempo, ma da professionista difficilmente lo ripeterai perché non avrai più questa cadenza, sarai diciamo un po' più imballato, come si dice in gergo. E io all'epoca dissi ma figurati, cioè, non capisco niente, se vengo qui da professionista tanto mi da tanto sarò migliorato, no? E invece adesso ragionando non vado più perché in effetti c'è il rischio. No, comunque volevo spendere due parole su Matteo Cristian, perché vabbè, ho avuto la fortuna di averli come compagni di squadra, Matteo fino a un mese fa, però soprattutto ho avuto la fortuna di averli come amici e nel ciclismo si fa tanta fatica, ma si ha anche la fortuna, la possibilità di incontrare persone così, e sono contento di averle incontrate. Le abbiamo passate veramente di tutti i colori insieme ed è bello poterle condividere, continuare a condividerle, e quindi credo che per i prossimi anni di carriera e anche per i post carriera li avrò al mio fianco, quindi sono veramente contento. Complimenti. Poi al mondiale sul percorso c'era un divano, e qua ci sono i colpevoli di quel famoso divano, perché l'altra volta c'era Ivano, c'era Ale, c'era tutta la banda degli Oleggio, ma c'era un altro che fa parte della banda del divano. Sì, allora, il mondiale è stata un'esperienza sportivamente parlando bellissima, ma diciamo a livello sociale così è stato veramente, cioè io ho scoperto che praticamente al mondiale
tantissimi miei amici che non si conoscevano, quando sono tornati sono diventati un gruppo unito. assolutamente. E ogni giro che passavo vedevo la mia amicizia crescere. E poi mi hanno spiegato il motivo, nel senso, ovviamente il livello alcolico era abbastanza elevato. Ma passando in gara durante il mondiale, hai visto il divano? Assolutamente, era impossibile non vederlo, e sono veramente fiero di aver avuto degli amici così appariscenti al mondiale. Beh, facciamo complimenti anche a Leoleggio. Sì. Mi hanno spinto veramente al massimo. E niente, vabbè, poi il mondiale è andato come è andato, però è stato bellissimo avere un supporto così. Mi sono informato prima della partenza dove fossero, perché avevo paura di non vederli, sai, hanno fatto tanti chilometri per venire a vedermi e volevo dargli giusto, diciamo, riconoscimento, ma anche se non glielo avessi chiesto sono sicuro che li avrei visti. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati. Siamo qui sempre con i nostri ospiti. Ripartiamo da questa parte con Michele. Michele, quali sono i tuoi obiettivi 2022, ma tu hai anche un obiettivo un po' più grande. Più avanti. Parigi, presidente prima parlava di Parigi. Sì, penso che quello più che un obiettivo sia un sogno. Per avere dei sogni deve avere degli obiettivi nel mezzo. Quindi obiettivi per il 2022 sono salire sul podio in una Coppa del Mondo. Quest'anno mi sono fermato al quarto posto, a un secondo dal terzo, quindi l'ho fatto apposta in realtà, volevo fermarmi lì per avere un po' più di fame. Esatto. Magari ripetere un campionato italiano, che è comunque un risultato maglia importante. E quest'anno sono riuscito a centrare la top 50 nel ranking internazionale, e quindi mi piacerebbe rimanere lì e anzi magari migliorarlo di qualche posizione, visto che poi sono le posizioni che contano per il ranking olimpico 2024. Va bene, un bel... Adesso la domanda stupida: nel triathlon, quando vinci un tricolore, ti danno la maglia tricolore? Sì. Ti danno il costume, come ti danno? Perché? Ti danno una maglia tricolore, però... La muta tricolore? Beh, no, la muta no. No, beh, è una buona idea, potrei proporla allo sponsor, sarebbe... una bella muta tricolore, sì, ci sta. Ti vedo in... Sì. Tony, obiettivi... Hai in cantiere tante cose, giusto? Sì, diciamo che non mi annoio, no? Anche un Academy? Sì, sto lavorando su un Academy, si sente, sì? Sto lavorando su un Academy, come detto, strutturato sulla mia filosofia e sull'esperienza, partendo dai giovani, coinvolgendo tutte le strutture più piccole delle scuole ciclismo e anche quelle dilettantistiche, per avere, diciamo, un piano più grosso per far lavorare i ragazzi con un unico staff, con le stesse persone, sia dai più piccoli che dai più grandi, su un territorio svizzero che sicuramente sul livello ciclistico col territorio è adatto anche per gli allenamenti, si è perso negli anni, almeno quando correvo io era diverso, e che comunque ha base lì, ma chiaramente poi va oltre confini, però sposo, diciamo, quella cultura lì con le società, con i ragazzi, e sto lavorando a quel progetto lì, tirando dentro aziende, lavorando comunque a livello anche di marketing, lavorando sul livello sportivo, anche quello di immagine. È un lavoro abbastanza impegnativo che attualmente sto facendo tutto, virgolette, quasi da solo, dirigendo un po' le persone che conosco e chi mi sta appoggiando, mettendo comunque la mia responsabilità.
Bene, intanto ti faccio i complimenti anche perché tu poi sostieni anche Telethon Svizzera, quindi sì, io i vari progetti. Io con le mie iniziative sia ciclistiche ma anche pubbliche, quello che faccio con la mia persona, sto sostenendo la, cioè io sono uno che la sto sostenendo, la fondazione per le ricerche, anche perché quello che ho io è, diciamo, della fondazione Telethon, che sono malattie generiche rare, e cerco di sfruttare, diciamo così, la mia visibilità e il mio essere presente un po' dappertutto, un po' una faccia tosta per sostenere chi è meno fortunato, anche le mie famiglie o le ricerche o gli aiuti, e sto cercando di fare più possibile per raccogliere fondi che comunque sono necessari. Beh, io farei un applauso perché comunque l'impegno che Tony è veramente forte. Grazie. E poi gli ho promesso, gli ho detto, faremo una puntata. Sì, in Svizzera, però vorrei ancora dire che Telethon è Telethon Svizzera, perché comunque c'è Telethon Italia, certo. Che è più grande, e proprio perché ci sono meno soldi, almeno è più piccola in Svizzera, e sto sostenendo chiaramente quella Svizzera. Bene, complimenti, okay, complimenti ancora. Andiamo avanti, Presidente, prossimi appuntamenti, c'è il Giro d'Onore, cos'è che c'è il Giro? Sì, il 21 di dicembre ci sarà a Roma il Giro d'Onore. E tutte premiazioni sto periodo poi, eh? Sì, sì, però questa è la premiazione, non è una premiazione, perché è la premiazione di tutti i nostri campioni che hanno vinto un titolo, per cui Martina... Ha premiato anche Martina. E ci sarà una scenografia molto particolare. Una direzione artistica che darà un tocco diverso a questa manifestazione, non sarà una mera e noiosa consegna di diplomi e medagliette, ma sarà un vero evento, uno show che poi sarà anche trasmesso in televisione, e sarà una cosa bella. Beh, tra l'altro poi i premiati sono tanti quest'anno, quindi credo... E ci saranno tante sorprese. Bene, bene, complimenti per... Grazie. Diciamo quanti mesi adesso, sono 9 mesi. Giusto? Di presidenza? Sì, sarebbe nato un bambino, insomma. È nato mondiale, è nato anche prematuro, dai, però sono nati le medaglie d'oro, sì, quello sì, è importante. Complimenti Corviano. Grazie. Martina, quindi appuntamento, inizia stagione te quando? Inizio a febbraio con le gare su strada. Quindi un vuoto di gare fino a febbraio? Sì. Avete sì, avuto sì, un calendario compresso, molto compresso quest'anno, perché... tante gare, giusto? Sì, sì, abbastanza. Io sono sempre stata concentrata più sulla pista che sulla strada, quindi ho fatto più gare in pista, su strada non ho corso molto, perciò l'anno prossimo sarà quasi più impegnativo di quest'anno per me. Ecco, dopo che hai vinto un mondiale, una stagione così, l'obiettivo dell'anno prossimo è un altro mondiale? Sì. No, vabbè, ci si prova sicuramente, so che non è così semplice, però ovviamente l'obiettivo dell'anno sarà rifarsi al mondiale. Parigi ti piace? Sì, mi piace molto. Bella città. Il francese. Dopo il tedesco, sì, il francese ci francese vuole. Francese, il prossimo obiettivo. Bene, bocca al lupo anche a te, Martina. Crepi, grazie. Grazie mille. Intanto a tutti che siete stati ospiti. Passiamo. Dove? Mastino della Brianza. Chi è che ti ha dato il soprannome? Mio padre, da piccolo, più o meno a 15 anni mi ha dato questo soprannome, me lo sono portato avanti, poi l'ha ripreso il mio fans club e è rimasto un po'. Tuo zio ci ha subito fame. Mio zio subito ci ha visto lungo e ha voluto riprenderlo per il discorso del fans club, sì. Allora, Paolo, suo zio, che è stato direttore sportivo tanti anni, quindi anche con squadre importanti, è più un tifoso o più un ultra? Sicuramente più un ultra, nel senso che non è molto obiettivo ciclisticamente parlando, lui vede solo me, quindi quando gli chiedo dei pareri, insomma, sulle gare, ok, non è tanto obiettivo, lui vede solo il ciclismo per me, insomma, quindi è così, lui è più un ultra. Racconto un aneddoto di quando ho vinto il campionato italiano a Cittadella. Non so se si può dire. Sì, no, si può dire, perché sono arrivato con il camera, meglio della telecamera, e c'erano tutti i tuoi tifosi con i striscioni, si sono preparati per fare il casino, per fare il solito corso e tutto lì. No, gli ho detto dopo l'arrivo, gli ho detto festeggiamo dopo, gli ho detto così, gli ho detto va bene, si sono calmati, dopo ho festeggiato, si è vinto l'italiano, quindi ha portato bene, credo che gli ho detto aspettiamo dopo. Sì, no, loro partono lunghi. Qualsiasi occasione c'è per festeggiare, fare un po' di rumore, loro sono sempre pronti, mi seguono sempre quando possono, quindi li ringrazio perché sono sicuramente una motivazione in più e un sostegno importante per me,
È curiosa la storia, perché alla fine mio padre è della famiglia Nizzolo, diciamo, è proprio l'unico che non se ne intende di bici, ed è stato l'unico ad avere un figlio che è andato avanti, e diciamo poi i miei zii invece ne hanno goduto questa cosa qui in maniera diversa, perché vabbè, hanno avuto i figli che ci hanno provato e non sono riusciti ad andare avanti, però si godono la mia carriera fino adesso. Speriamo di regalargli ancora tante soddisfazioni nei prossimi anni. Giacomo, mattina piace Parigi, te piace i fiori, il festival? Sì, allora a me tutte le località di mare piacciono, quindi poi si sono un po' verso la Francia. Sì, no, sicuramente è un riferimento giusto quello che stai facendo. La Sanremo è un obiettivo che mi pongo da tanti anni. A volte non sono stato all'altezza, a volte ci sono arrivato un po' più vicino. Spero di arrivarci molto vicino e spero di agguantarla presto. E quindi è un obiettivo che mi pongo, nei prossimi anni vorrei proprio raggiungerlo. A Sanremo sembra, prima della Sanremo sembra che la possono vincere in tanti, sembra facilissimo. È la gara più difficile che c'è da correre tatticamente? Assolutamente, ma di questa cosa me ne sono reso conto negli ultimi anni, nel senso che prima la vedevo difficile da raggiungere da un punto di vista, diciamo, fisico, cioè mi sembrava una cosa 100 km. Esatto. Adesso mi sento comunque la maturità al fondo per potermela giocare, però mi rendo conto che bisogna mettere insieme tanti pezzetti per poterla disputare al massimo e potersela giocare fino alla fine. Quindi adesso è quello che manca, diciamo, c'è la condizione fisica, manca un po' riuscire a mettere insieme tutti i pezzi, e ovviamente poi ci sono sempre gli avversari che sono forti. Bene, dai, bocca al lupo per la stagione, per tutta la stagione. Matteo, facciamo i complimenti per la tua carriera, perché comunque hai vinto delle belle gare. Grazie mille. E anche parecchie, perché comunque io dico sempre, anche vincere una è sempre difficile, quindi vincere una ventina vuol dire aver fatto bene, quindi complimenti. Grazie. E adesso imprenditore, quindi. Sì, come dicevo prima. Mi dicono sempre, inizi a lavorare. Adesso mi tocca lavorare, sì. Infatti avevo fatto anche un casco scherzoso, ho scritto domani inizio, perché avevo fatto l'ultimo casco della mia ultima gara, ho scritto domani smetto, e invece adesso faccio quello che domani inizio, perché ho finito di giocare, inizio a lavorare veramente. Però dai, niente, sono contento della mia scelta, e sono sereno, e ho un bellissimo ricordo della mia carriera appena terminata, e non ho rimpianti, sinceramente. Cioè, i miei rimpianti siano sempre, si poteva fare tutto sempre meglio, ma potevo fare quello che dico sempre anch'io, potevo far meglio, ma potevo fare anche peggio. Quindi qualcosa ho fatto e devo essere contento di quello che ho fatto. Bene, complimenti anche a te, complimenti. Bravo, ma... Cristian, ti vediamo giro d'Italia o ti vediamo anche a Sanremo qualcosa prima? A Sanremo a vedere Giacomo a Tifarlo con gli Oleggio e Ivano, quindi sicuramente. Sul poggio di Ivano. No, dire che quest'anno andiamo un po' più vicino all'arrivo, Più all'arrivo, sull'arrivo. Sì, dai, verso via Roma, magari all'ultimo rotto. Vediamo, ci ragioniamo. Sulla curva. Ci ragioniamo. Esatto. No, lì se passi talmente forte non li vedi, mi sa. Quindi esatto. Va bene, ti vediamo comunque sempre. E al Giro d'Italia sicuramente sarai invitato anche te, sicuramente. L'invito col Giro Eve, ormai sono Giro Eve. Tappa fissa. Bene, grazie anche a te di essere stato qua questa sera. Poi io volevo salutare e ringraziare anche gli amici. Allora, Angelo di Level, azienda di abbigliamento, che viene da lontano, Angelo, quindi ringraziamo Angelo. Ivano Ivi con le sue cover. Il boss là in fondo, Luciano, con la birra San Gabriel, quindi anche Luciano, perché vengono da lontano poi, quindi noi ringraziamo anche tutti gli amici che arrivano anche da lontano, tutti gli amici tifosi, ringraziamo sempre Maurizio Grande, Osteria San Rocco, quindi lo ringraziamo veramente, e tutto il suo staff, quindi che si trattano veramente... Tocca fare 200 km domani, perché abbiamo mangiato tanto. Quindi tutti domani in bicicletta a allenarsi. Salutiamo Valentina, grazie Valentina. Bramati. Grazie, Vale. Poi Gioleggio. Daniele. È nato Gioleggio. Sì, la cosa grave è che ancora oggi qualcuno mi ha chiesto, mi ha mandato, ma io come posso fare a diventare un Oleggio? sei sulla strada buona. Sì, no? C'è da studiare un po', però. C'è un atto estremo. Sì, c'è un test speciale che... Bene. Il numero fa qualche altro.
Beh, ringraziamo, salutiamo anche gli Olegio, comunque l'appuntamento, salutiamo poi tutti i nostri amici, tutti i tifosi che hanno partecipato a questa serata, quindi grazie a tutti, l'appuntamento è sempre con By Show. Ciao, alla prossima. I will never be the same without you. Without you, without you, without you, without you. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Show TV.